È scandalosa e paradossale l'azione dell'amministrazione comunale, in particolar modo dell'assessore Francesco Bignotti, sulla gestione dei fondi del cosiddetto Dopo di Noi, ovvero quelli destinati ai disabili gravi senza sostegno familiare. Dopo svariate segnalazioni pubbliche e istituzionali da parte del PD, Bignotti sceglie di pubblicare finalmente l'avviso per l'accesso alle risorse, a cui potrebbero accedere i disabili stessi che hanno bisogno di sostegno al di fuori del nucleo familiare. Ma le modalità dell'avviso fanno gridare vendetta, persino a una dose minima di buonsenso. Lo dicono Stefano Albano, segretario del PD e consigliere comunale, Emanuela Di Giovan Battista, responsabile politiche e sociali del partito. L'avviso dura dal 13 al 27 luglio, due settimane in cui persone che hanno per definizione carenze, oltre che di mobilità anche dal punto di vista del supporto e dell'assistenza, devono prendere conoscenza della procedura, raccogliere i documenti, sciogliere i dubbi e consegnare il tutto. La durata brevissima è una prima barriera che per giunta, visti i ritardi accumulati, che abbiamo denunciato svariate volte, dicono ancora nelle settimane scorse, non basterà rispettare le scadenze imposte dalla Regione e già prorogate una prima volta. Entro il 31 luglio le procedure dovrebbero essere concluse, anche tenendo conto del complesso meccanismo di valutazione che di certo non si chiuderà nei 4 giorni successivi alla chiusura dell'avviso. Non resta che augurarsi che la Regione disponga un'ulteriore proroga. Ma purtroppo non è tutto, concludono. L'amministrazione comunale ha disposto nell'avviso in questione che le domande debbano essere consegnate esclusivamente a mano. Risulta difficile capire il senso e la ragione della scelta di privare della possibilità di invio telematico soggetti che alle difficoltà di spostamenti uniscono, come detto, la carenza di supporto da parte della rete parentale. Una barriera enorme, invalicabile, che rivela un'incredibile insensibilità nei confronti dei diritti e delle esigenze dei deboli, oppure altre ragioni, ragioni che riguardano la volontà di escludere e limitare il più possibile l'accesso all'avviso. Ridicolo, grottesco e paradossale, tanto più che l'imperdonabile svarione, dicono ancora, arriva da un'amministrazione che dichiara ai 4:20 l'accessibilità della città come priorità di mandato, un presunto sforzo di predisporre politiche orientate all'accessibilità che evidentemente fa comodo rivendicare nelle dichiarazioni pubbliche, ma che viene clamorosamente disatteso attraverso quello che altro non è che uno schiaffo e un insulto a chi dovrebbe beneficiare al primo vero banco di prova.